Carissimi, seconda domenica del tempo ordinario, prosegue il nostro cammino nell'anno liturgico con il tempo ordinario, che non è un tempo meno forte del tempo di Natale. Tutto l'anno liturgico custodisce la grazia della persona di Gesù, la possibilità per noi di incontrarlo, di ascoltare la sua parola, di lasciarci trasformare dalla forza dei suoi sacramenti. E quindi con questa consapevolezza che camminiamo dentro questo tempo santo che il Signore ci dona di vivere. Ascoltiamo in questa seconda domenica del tempo ordinario una pagina del Vangelo secondo Giovanni. È il primo incontro con i discepoli. Una pagina molto ricca, ogni parola apre ad una riflessione, così come l'Evangelista Giovanni ci abitua a fare, la ricchezza del suo modo di raccontarci il Vangelo di Gesù. Semplicemente alcune sottolineature. Ma intanto è evidente che in questo brano c'è un uso frequente del verbo vedere. Giovanni il Battista vede passare Gesù, Gesù si volse e vide che lo seguivano. Venite e vedrete, andarono e videro. C'è evidentemente un'insistenza nell'uso di questo termine, vedere. Un verbo che indica sì il vedere fisico, ma non è semplicemente il vedere della contemplazione intellettuale, del vedere mentale. È un vedere storico, si vedono dei fatti, una persona, è un vedere di un incontro. Ed è un vedere, nell'uso che Giovanni fa di questo verbo, che indica l'atteggiamento della fede, lo sguardo della fede, l'andare in profondità dentro ciò che si vede, e quindi un vedere profondo. C'è anche quasi un collezionare tutti i titoli cristologici, tutti i nomi di Gesù. Anche in questo ci viene detto che, come sempre, l'attenzione di Giovanni è un'attenzione cristologica, mette al centro sempre la persona di Gesù. Appunto Gesù, Rabbì, Maestro, e poi ancora Messia, Gesù Cristo, a dire che il centro, l'attenzione è puntata sulla sua persona. Dentro questo incontro, il primo incontro tra Gesù e i discepoli, viene anche descritta l'esperienza del discepolo in tutto. Il discepolo accoglie la testimonianza di Giovanni il Battista, dei profeti. Accogliendo questa testimonianza si mette alla ricerca e questo suo mettersi alla ricerca gli permette di vedere, di fare esperienza, di dimorare, e gli permette anche di diventare testimone di ciò che ha visto, sempre quello sguardo profondo della fede. C'è quindi un percorso che viene descritto che è il percorso del discepolo: accogliere una testimonianza, mettersi ad una sequela di ricerca, andare, dimorare, tornare portando la testimonianza di ciò che lo sguardo della fede ha permesso di conoscere. Questa domanda che fa Gesù ai discepoli di Giovanni che hanno cominciato a seguirlo, Giovanni il Battista ormai ha completato la sua missione, l'agnello di Dio è presente, viene indicato, i suoi discepoli diventano discepoli di Gesù, si mettono alla sequela di Gesù. Questa domanda, che cosa cercate? È domanda importante. Questo che cosa cercate vuole chiarire ai discepoli stessi il motivo del loro mettersi alla sequela di Gesù. È una domanda che quindi comporta un guardarsi dentro, cioè sequela e sequela, il motivo della sequela è decisivo, è fondamentale. Che cosa li spinge a mettersi alla sequela? E quindi una parola centrale, è la prima parola che Giovanni mette sulle labbra di Gesù nel suo Vangelo, che cosa cercate? Ed è una parola rivolta a noi, che cosa cercate? Qual è il motivo che ci spinge alla sequela di Gesù?
Non tutte le motivazioni hanno la stessa forza, lo stesso valore. Altra domanda. Maestro, dove dimori? È più che maestro, dove abiti? Non è semplicemente un sapere dove Gesù ha casa, è molto di più. È una domanda, maestro, dove dimori, che indica un desiderio di conoscere la vita profonda di Gesù, il suo modo di esistere, il mistero della sua persona, dove dimora il Figlio, nel cuore del Padre, eternamente. Maestro, dove dimori? È un desiderio di conoscenza profonda di Lui. Ed è dentro questo desiderio di conoscenza profonda di Lui, motivo buono per la sequela, che cosa cercate, che Gesù offre a loro la possibilità di un'esperienza. Venite e vedrete, ancora vedrete, è il verbo della fede, dello sguardo di fede. E si apre ai discepoli la possibilità di fare un'esperienza di lui, un'esperienza molto precisa che ha un tempo, un luogo, un giorno, un'ora, uno stare con lui. Questa esperienza di lui è ciò che sostiene poi la testimonianza. Abbiamo trovato il Messia. Testimonianza che il discepolo non può non portare. Fa parte del suo percorso del discepolato il dare testimonianza. Ma queste e molte altre cose. Ma già queste ci servono per una nostra riflessione. Tanto accogliere la testimonianza dei profeti, accogliere la persona di Gesù. E metterci alla sequela chiedendoci che cosa cerchiamo, la domanda che ci fa Gesù, qual è il motivo della nostra sequela, che cosa il nostro cuore desidera nel profondo, che cosa ci muove a cercare Gesù. Ed è importante chiarirselo, non tutte le motivazioni hanno lo stesso valore, evidentemente. È solo questo desiderio di sapere, di una conoscenza più profonda di Lui, dove dimori, che può sostenere la nostra sequela e che ci offre la possibilità di fare un'esperienza di Lui. E quanto il Signore ci dona di fare nell'ascolto della parola, nella partecipazione alla celebrazione dei sacramenti, nell'esperienza della comunità, che è il luogo dove ci viene dato di poterlo incontrare oggi, al presente. Vogliamo chiedere al Signore che la nostra fede si rafforzi continuamente da questo incontro. La prima esperienza dei discepoli è proprio quella dell'incontro con Lui. Più che una scena di vocazione, descrive l'incontro tra Gesù e questi uomini che volevano sapere, vedere dove Lui dimorava. E a loro viene data questa possibilità, a loro come a noi. Vogliamo allora accogliere questa parola. Lasciare che ci guardi dentro, che illumini la nostra interiorità profonda, perché possa aprirsi a quella rivelazione di Gesù, che è il centro di questa parola, che è l'unica che può illuminare nella profondità la nostra esistenza. Il Signore ce lo conceda.